pien di ferro. Un video emozionale sulle note di Rino Gaetano, Iole Santelli presenta così Riapri Calabria e Lavora Calabria, i pacchetti di interventi programmati dalla Regione per sostenere piccoli imprenditori e partite IVA, microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, alle prese con la ripartenza dopo il lockdown. Complessivamente 120 milioni di euro a fondo perduto. I primi 40 milioni che rientrano nel programma Riapri Calabria saranno concessi nella forma di un contributo una tantum pari a 2.000 euro. Lavora Calabria invece è uno stanziamento da 80 milioni per contributi all'occupazione in regione di 250-350 euro ad addetto in forza lavoro. Perché il fondo perduto? Perché noi abbiamo costretto le aziende a chiudere. Noi abbiamo costretto le persone per motivi di salute a non lavorare. La governatrice lancia due pacchetti, poi risponde alle domande dei giornalisti che tornano sulla vicenda tamponi, sulla questione sollevata dal ministro Boccia. Noi abbiamo fatto talmente tanti tamponi che abbiamo chiesto aiuto e ringrazio sinceramente il presidente De Luca che ce l'ha fornito alla Campania, che ci sta aiutando a processare i tamponi. Quindi dico al ministro Boccia, che è il mio amico, si informasse meglio, se mi chiama glielo dico io. Che non è che ne facciamo tamponi, ne facciamo tanti da farci aiutare. Come ben sapete, forse, non c'è un problema tanto di tamponi, ci mandano i tamponi, c'è un problema serio di reagenti. L'esperimento calabrese, che ha creato il cortocircuito con il governo, va avanti. La Santelli ribadisce le finalità della sua ordinanza, smentendo chi pensa sia stata intrapresa su input venuti dall'alto. A parte la Giunta, nessuno sapeva niente. E abbiamo molta stima e molta realtà nei confronti dei nostri rispettivi leader politici, ma noi gli ordini non li dà nessuno.